Bene, allora proporrei di cominciare. Buon pomeriggio, vi diamo il benvenuto all'ottavo incontro del seminario Percorsi di Teologia Politica, organizzato da dottorande e dottorandi dell'Università di Pisa e Firenze. Nella giornata di oggi avremo a che fare con due figure decisive per la riflessione novecentesca sul problema teologico-politico, ovvero Jakob Taubes e Carl Schmitt. Le due relatrici di oggi sono la professoressa Elettra Smilli e la dottoressa Giuditta Bissiato. La struttura di questo incontro sarà la seguente. Dopo l'intervento della professoressa Smilli apriremo uno spazio per le domande e le osservazioni. In seguito faremo una breve pausa di 5 minuti e riprenderemo poi con l'intervento della dottoressa Bissiato, a cui farà seguito un'altra sessione di domande e interventi. E procedo a introdurre brevemente la prima relatrice del nostro incontro. Elettra Stimilli insegna filosofia teoretica presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, è una delle maggiori esperte del pensiero di Jakob Taubes, del quale ha tradotto e curato l'edizione di numerose opere pubblicate in italiano. Tra queste ricordiamo In divergente accordo scritti su Carl Schmitt per Quodlibet del 96, Il prezzo del messianesimo, una revisione critica delle tesi di Gershom Scholem, sempre per Quodlibet, la seconda edizione del 2017, testo di cui ha curato anche l'edizione tedesca, e l'escatologia occidentale, che ha curato sempre per Quodlibet, nel 2019. Allo stesso autore ha dedicato inoltre la monografia Jakob Taubes, Sovranità e tempo messianico, nel 2004, di cui è stata pubblicata un'edizione ampliata nel 2019. È inoltre autrice di numerosi saggi centrati attorno al rapporto tra religione e politica, con una particolare attenzione ai legami tra il pensiero italiano contemporaneo e la più recente produzione filosofica francese e tedesca. Tra questi ricordiamo qui le due monografie sulla nozione di debito, che sono state entrambe tradotte in inglese, Il debito del vivente, ascesi e capitalismo del 2011, e Debito e colpa del 2015. Ricordiamo infine la curatela del volume collettaneo Differenze italiane, politica e filosofia, mappe e sconfinamenti. La ringraziamo nuovamente di aver accettato il nostro invito e le cediamo la parola per la sua relazione dal titolo Jakob Taubes tra messianesimo e teologia politica. Professoressa, il microfono è spento, quindi ci siamo persi tutto. Scusatemi, allora ricomincio da Sì. capo e stavo dicendo appunto che volevo innanzitutto ringraziarvi molto per questo invito. Mi fa molto piacere partecipare a questo ciclo di incontri sulla teologia politica e discutere con voi su Jakob Taubes, per cui ringrazio tutti gli organizzatori per questo. E dunque, vorrei insomma proporre oggi la discussione attorno ad alcune categorie che considero centrali nella riflessione di Jakob Taubes. E per fare questo non posso in primo luogo dimenticare come il percorso di Taubes si collochi, vorrei dire in maniera peculiare, nel complicato intreccio in cui si è sviluppata la cultura ebraico-tedesca del dopoguerra. Ecco, dal mio punto di vista, la peculiarità del percorso di Taubes è data dalla sua capacità di forzare tutti i limiti entro cui questa cultura si è sviluppata, si è collocata, con l'intento di comprendere che cosa è accaduto e anche in parte di portare alle estreme conseguenze quello che appunto si è verificato nella storia e nella cultura occidentale del XX secolo. Ecco, non è un caso allora, se teniamo conto questa premessa, non è un caso che il rapporto tra religione e politica è il nucleo problematico attorno a cui si concentra tutta la riflessione di Taubes.
Non è un caso perché appunto Taubes sempre continua a far riferimento a quelle acclamazioni di cui si era alimentato il nazismo e dopo l'apocalisse storica della Shoah. Diciamo, elabora la sua riflessione dopo l'apocalisse storica della Shoah. Ecco, diciamo, i due nessi problematici attorno a cui si è concentrata la mia analisi del pensiero di Taubes sono la filosofia della storia da un lato e la teologia politica dall'altro. Proprio perché appunto trovo che la sua riflessione trae le radici dalla crisi in cui si sono trovate la storia e la politica dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Di qui allora, diciamo, la peculiarità del percorso di Taubes all'interno di quell'importante dibattito sulla modernità che ha visto come suoi protagonisti, tra gli altri, Karl Löwit, Hans Blumenberg, Odo Marquardt, ma naturalmente che ha visto anche come suo partecipante Carl Schmitt. Ecco, la discussione in gioco in questa discussione è appunto quel rapporto tra teologia e politica, ma anche tra teologia e filosofia della storia, o meglio, tra teologia della storia e filosofia della storia. Cioè, appunto, in gioco sono le condizioni di possibilità di una filosofia della storia una volta che, dopo Hegel, è stata proclamata la sua fine. Ed è con questa fine che Taubes non smette di confrontarsi. Ecco, molto del dibattito, appunto di questo dibattito sulla modernità, si è concentrato, scusate, appunto sulla possibilità, sulla eventualità e sul fatto che l'età moderna abbia o non abbia elaborato un congedo dalla teologia. Ecco, molti di questi autori che ho citato sono convinti, anche se con soluzioni diverse, che questo congedo sia avvenuto. E in sostanza, seppure in modi diversi, appunto il problema per questi autori riguarda quello che con Karl Löwit possiamo definire l'orientamento teleologicamente orientato del tempo storico e la avvenuta secolarizzazione di questo orientamento teleologico dal punto di vista della teologia della storia, l'avvenuta secolarizzazione invece nella filosofia della storia. Ora, ecco, questa questione, quella che più in generale potremmo dire è la questione della secolarizzazione, viene da Carl Schmitt invece elaborata in maniera differente. E io credo che sia proprio per questo che Taubes consideri Carl Schmitt un interlocutore diverso rispetto agli altri. Naturalmente non solo per questo, ma anche per le questioni biografiche e storiche che diciamo riguardano la collocazione di Carl Schmitt all'interno della cultura tedesca del dopoguerra. Ecco, l'unico libro che Taubes ha scritto, come sapete, è Escatologia occidentale, la sua tesi di dottorato, che è stata pubblicata nel 1947 e che per molti aspetti anticipa questo
questo dibattito che poi si è sviluppato successivamente, ed è impressionante come questo libro sia di fatto rimasto fuori dal dibattito. Ecco, vorrei dire che uno dei motivi per cui questo libro è rimasto fuori dal dibattito è anche dovuta alla impostazione differente che Taubes sceglie in questo volume. Nonostante i molti rapporti che l'escatologia occidentale ha, ad esempio, con il libro di Carl Loewit, Meaning in History, appunto, che è di poco successivo. Ecco, perché differente, dico? Perché Taubes mi sembra che non intenda tanto verificare il distacco dalla teologia attuato in epoca moderna. Il suo interesse, piuttosto, mi sembra, sia quello di comprendere e eventualmente di verificare l'efficacia della teologia nell'età moderna, o meglio vorrei dire l'efficacia della religione, quell'efficacia che non smette di agire nelle diverse forme politiche e sociali elaborati nella modernità occidentale. E in questo senso si può dire che il suo approccio sia simile a quello utilizzato da Carl Schmitt nella definizione di teologia politica, che appunto a sua volta non è tanto interessato a mettere in luce il distacco della modernità dalla politica, quanto piuttosto di verificare in che modo alcuni aspetti delle elaborazioni teologiche continuano ad agire nelle istituzioni moderne, nelle istituzioni politiche che la modernità ha elaborato, prima fra tutte naturalmente la sovranità nazionale. Ecco, ora non posso approfondire l'itinerario che Taubes ha seguito nel suo unico libro, appunto L'escatologia occidentale. Vorrei piuttosto concentrarmi brevemente su un punto che ritengo interessante, perché appunto credo che questo aspetto sia poi rilevante per comprendere anche la sua successiva e in qualche modo geniale interpretazione di Paolo di Tarso. E quindi per comprendere quindi la sua interpretazione della prima comunità, se vogliamo definirla cristiana, anche se come sappiamo Taubes stesso poi nel seminario su Paolo dice appunto che la parola cristiano non compare mai nei testi paolini. In ogni caso, con le prime nuove comunità che si costituiscono con appunto la riflessione e l'operato di Paolo di Tarso, in quanto comunità politiche, in quanto comunità messianiche. Ecco, allora, quello che mi interessa mettere in luce nel libro Escatologia occidentale è una questione che mi ha colpito fin dall'inizio, fin dalla prima volta in cui ho letto questo lavoro. Ecco, vale a dire la questione della teocrazia in Israele. Una questione che, come sapete, rimarrà centrale poi nella successiva riflessione di Taubes, tanto che dedicherà uno dei volumi tardi che verranno appunto pubblicati addirittura dopo la morte a questo tema. Ecco, già fin dall'escatologia occidentale Taubes mette in luce la centralità della teocrazia
Non esplicitamente in quanto diciamo questione teologico-politica, ma la questione teologico-politica emerge tra le righe del suo percorso piuttosto dedicato in questo libro appunto al rapporto tra l'apocalittica e la filosofia della storia. E in questo dell'escatologia occidentale Taubes focalizza la questione della teocrazia attraverso i lavori di Nietzsche, Weber, Buber e soprattutto attraverso gli studi biblici del teologo Julius Bellhausen, su cui tutti questi lavori si fondano, cioè sia il lavoro di Nietzsche, sia il lavoro di Weber, sia il lavoro di Buber. E è attraverso questo percorso che Taubes definisce nell'escatologia occidentale il ruolo politico del patto ebraico tra Dio e il popolo di Israele. Come è noto, la parola ebraica a questo proposito è Berit, cioè è appunto la parola che designa l'alleanza attraverso cui prende forma quella che Taubes definisce un atto giuridico sacrale di reciprocità, citando Max Weber e Buber, ma anche Bellhausen, appunto. Quindi una forma reciproca di fedeltà a partire da cui soltanto si istituisce la comunità del popolo. Cioè il popolo esiste attraverso questo atto di fedeltà attraverso cui il Dio stesso si rivela. Cioè senza il patto, per così dire, non esisterebbe questa relazione. E dunque questa relazione si fonda dal punto di vista politico a prescindere da un radicamento territoriale. Io trovo questo aspetto assolutamente rilevante da sottolineare, come Taubes lo metta in luce in questo lavoro giovanile, cioè il fatto che all'estraneità al territorio del popolo, quindi al suo essere nomadico, corrisponde l'estraneità di Dio al mondo. E cito Taubes nell'escatologia occidentale, in Israele si opera, scrive Taubes nell'escatologia, una frattura fra la forza dell'origine e il radicamento al territorio. È così che Israele può diventare un popolo senza spazio e non perdersi, in quanto sa di essere il popolo del tempo, sottratto al radicamento al territorio. Il tempo giunge qui alla sua essenza e viene elevato al di sopra dello spazio, viene orientato, procede verso qualcosa che non è stato, ma che sarà e che una volta raggiunto non andrà nuovamente perduto. Dunque, vedete come, diciamo, la questione dell'orientamento del tempo, la questione che riguarda, per così dire, la filosofia della storia, la teologia della storia, ha un radicamento fondamentale in questo essere nomadico del popolo, in questo essere sradicato del popolo, in questo non aver una relazione ad un territorio specifico. E dunque è a partire da questo che mi sembra si possa dire che Taubes già nell'escatologia occidentale metta a fuoco una valenza teologico-politica della teocrazia ebraica a partire da un'interrogazione sul senso del tempo e della storia occidentale.
la forza istituente, la forza politica della teocrazia sta o sorge dal patto di fedeltà con Dio, da cui soltanto può prendere forma il popolo, pure in assenza di territorio. E dunque, diciamo così, l'istituzione politica si origina non in base a un luogo, non in base alla definizione di un territorio, ma in base al tempo. È il tempo che dà origine alla storia del popolo e lo orienta pure o proprio perché mancano confini certi. In questo senso, appunto, fin dal primo momento in cui ho letto queste pagine dell'escatologia, mi è sembrato chiaro un pur implicito confronto di Taubes con Schmitt già in questo lavoro giovanile. Perché, insomma, questa analisi della teocrazia, che pure ha appunto che risente dell'influenza dei lavori di Nietzsche, di Weber e di Buber, mette a fuoco questo rapporto tra istituzione politica e atterritorialità in una forma così stringente che risulta ai miei occhi in qualche modo uguale e opposta a quella elaborata da Carl Schmitt. Certo, mi direte voi, ma Carl Schmitt ha elaborato questo rapporto, questo nesso tra, per usare le sue parole, Ordnung e Ortung, cioè appunto tra normazione e territorializzazione, soltanto nel volume Il Nomos della Terra, che è del 1950, quindi che è successivo all'escatologia. Quindi direte voi, ma come, cioè, non ci sta. E però vi ricorderete che in realtà Schmitt elabora già questo nesso tra normazione e territorializzazione, tra ordine e territorio, tra istituzione politica e appunto territorialità nel famoso saggio intitolato Terra e Mare, che è del 1942. Quindi si può presumere che già Taubes avesse letto questo lavoro di Schmitt e che appunto in qualche modo avesse a cuore già nell'escatologia di definire un percorso alternativo a quello che in qualche modo ha condotto a quella tragedia che è stato lo sterminio del popolo ebraico e la tragedia della crisi dell'Occidente e la tragedia di quelle istituzioni che in qualche modo si erano riconosciute in questa, e per molti aspetti purtroppo continuano a riconoscersi, seppure in forme diverse, in questo nesso tra normazione e territorializzazione. Ecco, quindi potremmo dire che al legame tra ordinamento giuridico, nomos e occupazione di terra, Landnahme per usare le parole di Schmitt, Taubes contrappone il deserto. La terra senza territorio e senza confini, che è l'unica dimora di quel popolo che lui definisce non popolo, a cui Dio si rivela. Ecco, d'altra parte non possiamo dimenticare come al centro della categoria di teologia politica
definita da Schmidt nel noto saggio omonimo del 22, c'è il problema dell'ordinamento giuridico. Cioè il fulcro problematico della teoria politica schmittiana è il nomos, la legge, il diritto, che appunto nel concetto di sovranità trova la sua massima espressione, manifestando però sempre nella definizione schmittiana il suo presupposto celato, cioè presupposto che si fonda sulla decisione della sua stessa sospensione, rivelando così tutta la contingenza di questo nesso, di questo appunto rapporto tra appunto decisione e diritto, che pure Schmidt continua a difendere a partire da una logica essenzialmente giuridica che ha sempre come obiettivo quello di individuare una determinata forma di diritto. Ecco, Taubes invece è interessato a individuare quell'eccesso che pure è implicito nella sovranità schmittiana, nella definizione schmittiana della sovranità. E questo eccesso rispetto all'ordinamento giuridico, Taubes cerca proprio mettendo a fuoco il senso che la legge assume nel patto ebraico, cioè ponendo al centro della sua riflessione ciò che nel discorso di Carl Schmitt eccede la logica giuridica. Quindi alla identificazione giuridica tra il politico e il nomos che viene posta da Schmitt, corrisponde dal punto di vista di Taubes in ambito ebraico l'identità teocratica tra Dio e il legislatore sovrano, ma il punto però in Taubes è che in questa identità c'è un eccesso, cioè nell'identità tra Dio e il legislatore sovrano che fonda il patto ebraico c'è un eccesso che non può essere sottovalutato, che deve essere portato alla luce e portato alle estreme conseguenze. Ed è proprio su questa a partire da qui che Taubes intraprende poi negli ultimi anni della vita quella sua analisi delle lettere paoline che lo conducono a individuare nel testo di Paolo di Tarso una nuova lettura dell'alleanza ebraica che dal suo punto di vista è al cuore della prospettiva messianica paolina e che è fondamentalmente una prospettiva ebraica a cui appunto lui dedica tutte le sue energie alla fine della vita, quando appunto accetterà di dar vita al noto seminario sulla lettera ai Romani che conosciamo e che Taubes ha tenuto nel 1987, poche settimane prima di morire a Heidelberg, e che oggi, come sapete, è pubblicato con il titolo La teologia politica di Paolo. Ecco, il tema di queste lezioni è appunto la lettera ai Romani e è una lettura assolutamente spasmodica, rapsodica, molto accalorata,
un vero e proprio testamento spirituale. Ecco, Taubes è interessato a mettere in luce come la grandezza di Paolo in questo testo sta nel fatto di non essersi sottratto al compito di costituire un nuovo popolo che non abbia come obiettivo quello di superare il primo popolo, il popolo ebraico, ma che anzi ne faccia fondamentalmente parte e lo porti a compimento. La novità del popolo di cui parla Paolo nella lettera ai Romani, dal punto di vista di Taubes, sta nel fatto che non solo questo nuovo popolo si contrappone all'impero romano, ma si contrappone anche alla nazione ebraica, in quanto appunto diciamo dominio che rischia una chiusura, seppur differente. In un rapporto simile a quello che definisce il nesso tra territorio e giurisdizione nel discorso che abbiamo appena fatto. Ecco, da Zelota, secondo Taubes, Paolo ha combattuto l'imperialismo mondiale della Roma dei Cesari e non ha riconosciuto il suo ordinamento giuridico, perché solo il Messia discendente dalla casa di Davide può proclamare per sé il dominio sul mondo. E come sapete bene, insomma, Taubes scrive in una delle lezioni del seminario, dice: la mia tesi è dunque la seguente. La lettera ai Romani è una teologia politica in quanto dichiarazione di guerra politica nei confronti dei Cesari. Va attribuito al genio politico di Paolo l'invio di una lettera non ad una comunità qualsiasi, ma alla comunità di Roma, sede dell'impero universale. Egli sembra avere un sesto senso nell'intuire dove si trova il potere e dove va contrapposto un contropotere. Ecco, allora di qui il fatto che Taubes sottolinei la questione, diciamo che Paolo non conosce personalmente la comunità di Roma e diciamo i conflitti che coinvolgono questa comunità, cioè i conflitti tra i pagano-cristiani e i giudeo-cristiani, dal punto di vista di Paolo, coinvolgono una valenza più ampia che riguarda la sua stessa legittimazione come apostolo di Gesù Cristo. Chiamano in causa il ruolo stesso del Messia. Dunque, di qui l'aiuto economico su cui Taubes si sottolinea nel corso che Paolo chiede alla comunità di Roma e che costituisce appunto così lo spiega Taubes, il tentativo di gettare un ponte tra le comunità pagano-cristiane e l'originaria comunità di Gerusalemme, l'originaria comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme. E questo ponte viene simbolicamente rappresentato proprio dalla comunità di Roma. Ecco, a questo proposito, io credo che abbiano ragione i curatori tedeschi del volume quando sostengono nella postfazione che è stata pubblicata, anche nell'edizione italiana, che Paolo come ebreo non contrappone, cito le parole dei curatori, al nomos della terra romano una teologia politica della Torah,
nel tentativo di fondare un nuovo potere nazionale, come invece per altri versi si può dire fanno gli zeloti. Ecco, allora di qui l'interesse che per Taubes ha la centralità del nomos nel discorso paolino, che Taubes stesso, fra l'altro, su cui Taubes stesso, fra l'altro, è già ritornato in vari scritti, in particolare nel suo rapporto con Gershon Scholem, su cui pure non ci possiamo soffermare, ma che diciamo ha una rilevanza particolare nella riflessione di Taubes. Ecco, i curatori tedeschi dell'edizione appunto del seminario su Paolo scrivono: secondo Taubes, Paolo, che il cristianesimo reclama a sé e che nel corso della storia fu utilizzato come l'arma più letale contro l'ebraismo, diviene una guida all'interno di un territorio per certi versi ancora inesplorato. La sua critica radicale della legge non viene considerata come polemica cristiana nei confronti dell'ebraismo, ma come potenziale liberatorio dell'ebraismo stesso, e posta quindi in relazione alle altre forme ebraiche di liberazione della legge. Nella lettura paolina proposta da Taubes, la posta in gioco non è solo la possibilità di ricondurre a casa un eretico, ma anche e soprattutto quella di giungere ad un'autocomprensione dell'ebraismo più completa e quindi maggiormente complessa. Ecco, questo è sicuramente vero, cioè c'è in Taubes l'intenzione di elaborare un'autocomprensione dell'ebraismo più complessa, se così vogliamo dire, ma dal mio punto di vista la questione è ancora più problematica, cioè l'autocomprensione dell'ebraismo messa in atto da Paolo è intimamente connessa ad una riflessione sull'esperienza di vita post Christum, di cui le lettere sono la prima testimonianza, e che diciamo rimetta in discussione la stessa autocomprensione del cristianesimo, di quel cristianesimo storico che su cui è discusso nella modernità e che ha posto i fondamenti fondamenti rilevanti per la stessa elaborazione dell'età moderna. Ecco, da questo punto di vista, allora, secondo me il tratto più innovativo del seminario resta quel nesso che Taubes ha portato alla luce tra la concezione paolina della giustificazione per fede e la liturgia dello Yom Kippur, quella giustificazione per fede che viene sempre interpretata da Taubes sulla base di una costante e positiva tensione con la legge. Ecco, come naturalmente saprete, lo Yom Kippur è la massima festività ebraica ed è la ricorrenza religiosa che celebra il giorno dell'espiazione, in cui vengono affrontati in termini rituali la maledizione da parte di Dio del popolo ebraico che ha peccato e lo scioglimento della condanna. Ecco, quindi gli elementi fondamentali di questa giornata sono l'ira di Dio e il suo perdono. Ecco, io credo che la genialità di Taubes sia proprio quella di ricondurre il testo paolino a questo dramma che si ripete nella giornata dello Yom Kippur,
e allo scioglimento di questo dramma, di cui lo Yom Kippur è espressione. Cioè, appunto, se l'orgetuteu, cioè se l'ira di Dio di cui parla Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani è l'ira di Dio di cui si parla anche in Esodo e che sorge a causa del rifiuto della legge da parte del popolo, e se l'ira di Dio di cui parla Paolo è l'ira che è stata suscitata per il rifiuto del Messia, ecco, allora diciamo si comprende in che senso è possibile parlare, come del resto ha fatto lo stesso Jan Asman, del fatto che con questo concetto, cioè con il concetto di ira di Dio, è in gioco sostanzialmente un concetto politico che in qualche modo è al cuore del patto e che tuttavia non esaurisce ovviamente il patto. Ecco, la natura politica dell'ira di Dio si manifesta nel fatto che in essa, in questa ira, è in questione l'ira del sovrano legislatore, giusta, un'ira giusta, in quanto richiede il compimento dell'istanza di giustizia sancita dal patto. Ecco, secondo Asman, il terreno su cui si sviluppa questo concetto è precisamente quello della teocrazia ebraica, quella teocrazia su cui Taubes si è soffermato nell'escatologia occidentale. E per Asman ciò che caratterizza la teocrazia è la trasposizione verso Dio dei vincoli politici normalmente legati alla sovranità terrena. E questa trasposizione per Asman è anche una liberazione dal potere statale percepito come una oppressione. Ecco, quello che mi sembra particolarmente interessante nell'interpretazione di Taubes è il fatto che Taubes, mettendo in rapporto la lettera ai Romani con i testi su cui si fonda la giornata dello Yom Kippur, i testi ebraici e del Talmud su cui si forma, su cui si fonda la giornata dello Yom Kippur, Taubes sottolinea la configurazione sacrale del patto tra Yahweh e Israele, quella quell'alleanza che, a cui Paolo fa nuovamente riferimento anche nei suoi risvolti politici, che sono iscritti anche nella natura antistatale del patto. Ecco, questa dimensione sacrale è presente anche nel testo paolino, e si tratta di quell'ambito molto complesso e molto problematico che manifesta un'efficacia sociale. Quell'efficacia che è al cuore del rapporto tra teologia e politica per Taubes. Ecco, nel suo lavoro di scavo dei rapporti tra religione e politica nel mondo antico, l'egittologo Asman, appunto, come forse saprete, inverte l'impostazione della teologia politica schmittiana. Per Schmitt tutti i concetti pregnanti della teoria politica dello Stato sono concetti politici secolarizzati. Per Asman invece il patto ebraico non è altro che la teologizzazione dei modelli politici mesopotamici.
quei trattati di Stato e quei giuramenti di fedeltà su cui appunto si fondano le civiltà mesopotamiche. Ecco, questo potrebbe anche essere vero, ma dal mio punto di vista il problema in gioco è il fatto che in entrambi i casi, cioè sia nella prospettiva schmittiana quanto in quella di Asman, resta in questione quella dimensione sacrale su cui si fonda l'interpretazione di Taubes del patto ebraico e della sua rivisitazione Paolo di Tarso, cioè quella dimensione che è implicita nelle formulazioni politiche di impegno e di promessa che eccede e al tempo stesso fonda sia il processo di teologizzazione che quello di secolarizzazione. È il fatto della promessa, è il fatto della fedeltà che funziona, che ha un'efficacia politica e sociale, la questione fondamentale. Ed è ad essa che Taubes fa riferimento. Ma soprattutto, e questo per me è il punto, nella sua lettura incrociata dei testi rituali dello Yom Kippur con i passi della lettera ai Romani, Taubes mette a nudo la reversibilità del patto, la reversibilità intrinseca del giuramento, senza che il patto perda il suo carattere di fedeltà. È il perdono. Anche la dialettica tra fede e legge proposta da Paolo nella lettera ai Romani si colloca in questo contesto, come emerge nell'interpretazione di Taubes. Paolo contrappone la pistis alla legge e non introduce un elemento nuovo contro il vecchio nomos, ma fa interagire questi due ambiti come due ambiti coappartenenti. Il patto ebraico non solo è fondato sul reciproco rapporto di fedeltà dei contraenti, appunto tra il rapporto che caratterizza il patto tra Yahweh e Israele, su cui si fonda la teocrazia ebraica. La fede qui è tanto del popolo quanto di Dio, quanto di Dio. Ma l'alleanza è connessa anche al compimento degli atti sanciti dal giuramento di fedeltà e dunque quella dimensione, diciamo così, di libertà che caratterizza la pistis, che caratterizza la fede nell'alleanza, può tendere ad irrigidirsi in una struttura obbligatoria, nella struttura dell'obbligazione, e quindi può trasformarsi nella paura per l'ira di Dio, che prefigura una maledizione e il giuramento di distruzione che è al cuore dei testi biblici. E allora quella l'ira di Dio, quel concetto politico di cui si parlava poco fa, è certamente appunto l'espressione di una giustizia, di un giusto legislatore, in quanto appunto si fonda sul compimento di un'istanza di giustizia ed è connessa alla realizzazione delle opere, no? Il concetto centrale del testo paolino, quelle opere che sono prescritte dal patto. Ma Paolo, proprio mettendo in tensione, Paolo letto da Taubes, diciamo così, mettendo in tensione, e non solo ovviamente, mettendo in tensione la pistis e il nomos non come due elementi che semplicemente si contrappongono, ma come due momenti della stessa dimensione, della stessa sfera, mette in atto appunto un processo interno alla legge, in quanto da un lato aspetto prescrittivo e normativo, quello che Paolo definisce appunto legge dei comandamenti, legge delle opere, e il suo aspetto invece fiduciario, la legge della fede.
che appunto, come sottolinea Taubes, è legge secondo l'uomo interiore. E di qui allora quell'interesse di Taubes per questo eccesso costitutivo che è interno al patto normativo ebraico, quella appunto eccesso che va al di là del comportamento obbligatorio che diciamo si prende forma in esecuzione di un precetto, di un rispetto nei confronti del comandamento, un eccesso che è parte integrante del rapporto di fedeltà dei contraenti del patto. E di qui allora ho ancora un po' di tempo? 5 minuti se... Ok, no, per capire se tagliare un po', sì, grazie. Quel appunto quell'eccesso che conduce Taubes a diciamo ad andare dall'alleanza di Mosè all'alleanza di Abramo e che conduce Taubes a interpretare in termini messianici la nuova alleanza definita da Paolo di Tarso. Nel testo di Paolo Taubes mette in evidenza dunque l'elemento che eccede la struttura legale del patto biblico e in questo modo Taubes intende proporre, dal mio punto di vista, una nuova definizione di teologia politica. Nuova definizione di teologia politica che contrasti con l'unità sovrana tra il teologico e il politico proposta da Carl Schmitt, che in ultima analisi è una difesa ad oltranza dell'arbitrio della legge, della sua decisione infondata. Per Taubes la teologia non si identifica con la politica per rendere possibile una sua legittimazione. Taubes individua piuttosto tra questi due elementi una divergenza a partire dalla quale soltanto la teologia può scoprire la sua dimensione efficacemente politica, che sta nel fatto di criticare il potere giuridico nel momento in cui si autolegittima in maniera arbitraria. Ecco allora che persino possiamo pensare non tanto ad una nuova definizione di teologia politica in Taubes, quanto piuttosto ad una liquidazione, ad una Erledigung, per citare l'espressione di un noto critico di Carl Schmitt, Erik Peterson, che nel suo libro sul monoteismo come problema politico appunto definisce l'impossibilità teologica della teologia politica, liquidando dunque la teologia politica. Ecco, credo che seppur in maniera assolutamente differente, anche Taubes operi una liquidazione della teologia politica, una liquidazione volta a definire un nuovo senso politico della teologia che non si identifica con un politico individuato in maniera esclusiva come giuridico. Grazie. Bene, ringraziamo la professoressa Stimil per questo interessantissimo intervento e apriamo quindi, come promesso, uno spazio per la discussione, le osservazioni, le domande che si possono formulare o alzando la mano o prendendo direttamente la parola o scrivendo in chat, insomma, liberamente, immagino
Ci siano molte due osservazioni. Veloci, molto prego. Concise. Alla prego, professore. La prima, si può in qualche modo tracciare, non dico in via definitiva, ma insomma in maniera forse più forte, se possibile, di quanto lei stessa abbia fatto, una distinzione fra religione e teologia? Questa è la prima domanda, che vabbè, cioè, appunto cerco di essere breve perché non voglio togliere spazio a nessuno. La seconda, questa marginalizzazione interessante del problema del catechon, che invece è, ovviamente per Schmitt, la questione centrale della rappresentanza, rappresentazione, come vogliamo dire, insomma, no? E che ovviamente trova, come sappiamo, dei riscontri precisi nel testo paolino, per quanto difficilmente decidibili, visto che oscilla tra un qui tenet e un id quod tenet, no? Ecco, velocemente queste due questioni. Non so se si è sentito, perché non capisco. Si è sentito, sì. Adesso no, non sento la professoressa. Sono io che faccio pasticci con... rispondo subito a queste due domande, intanto direi, no? O ci sono altri... Vado. No, grazie per queste due domande, perché mi permettono di aggiungere alcuni aspetti importanti in generale e in particolare anche rispetto a Taubes. Allora, tengo molto a fare questa distinzione tra religione e teologia, perché credo che in questa distinzione in qualche modo si nasconda gran parte del lavoro di Taubes. Nasconda perché in qualche modo poi lui non ha veramente elaborato una definizione differente di questi due ambiti, anche se però esistono degli indizi assolutamente rilevanti, ad esempio nei saggi che dedica a Martin Heidegger e al rapporto con la teologia, di Heidegger con la teologia. Allora, per andare velocemente, perché adesso non possiamo insomma poi approfondire, però direi che la grande differenza sta nel fatto che, in definitiva, da un lato Taubes coglie il fatto che per Schmitt la rilevanza della teologia sta nella sua efficacia politica. Dall'altro, tuttavia, Taubes coglie anche il fatto che Schmitt recuperi questa efficacia dal punto di vista teologico-metafisico, vorrei dire, cioè tagliando fuori in qualche modo quella dimensione sociale, quell'interesse, ad esempio, che Hegel aveva per la religione come fenomeno sociale. E quindi quel religere, quel accomunare vite che viene in qualche modo tagliato fuori dal discorso schmittiano, interessato piuttosto a dare definizioni definizioni astratte, diciamo così, astratte dal sociale. Se posso interrompere un momento, il problema è forse proprio quello della concettualizzazione. Cioè, Schmitt ha in testa un processo di formazione concettuale che tutto da vedere. Perché... Assolutamente. Mentre in Taubes è proprio fortissimo, non è un caso, diciamo, che l'interesse di Taubes per il mito, anch'esso come elaborazione sociale, per lo stesso messianesimo come fenomeno sociale,
E non è un caso, per esempio, che nel rapporto con Gershon Scholem lui faccia appello, per esempio, proprio ad un libro di teoria sociale in cui appunto che è intitolato Quando la profezia manca, proprio per definire la peculiarità della comunità messianica come comunità che mantiene la fede nonostante venga meno la profezia. Quindi la fede reciproca anche. Cioè, quindi in questo senso efficacia sociale, che manca del tutto nella concettualizzazione schmittiana, nonostante Schmitt colga questa efficacia e la trasponga in termini appunto teologico-metafisici, cioè appunto, come dire, la irrigidisca in termini teologici, teologico-metafisici. Posso fare una battutaccia? È un cattolico? Certo, sì, sono d'accordo. Quindi, per dire una parola anche sulla sua seconda importante domanda, certo, ecco, non ho potuto approcciare questo tema fondamentale della teologia politica schmittiana, che è la questione del catecon, questione paolina, che Schmitt riprende e che Taubes pure affronta da un punto di vista messianico. Anche qui, diciamo, in qualche modo nell'interpretazione del catecon si può riprendere quanto io ho detto in generale sul tema dell'alleanza e del messianesimo, cioè se da un lato Schmitt è interessato a interpretare il catecon paolino come strumento di elaborazione teologica di una forma di potere trattenente, appunto, dall'altro Taubes invece è interessato a vedere nell'elaborazione paolina del catecon una funzione immanente della forza trattenente messianica, cioè del fatto che il messianesimo agisce nella comunità anche quando, appunto, come dicevo, la profezia manca, anche quando, per così dire, è difficile elaborare una prospettiva futura, ma agisce nel presente. Quindi questo trattenimento è uguale opposto a quello elaborato da Schmitt. In questo senso potremmo dire è molto più vicino all'attualità messianica di Beniamin. Ora, per essere, diciamo così, un po' troppo netta, ma forse ci si capisce meglio, essendo il tempo poco per, a lei. Allora, darei la parola al dottor Marco Menon. Buonasera, scusate un attimo che mi collego, ecco qua. Allora, io volevo anzitutto ringraziare la professoressa Stimilli per una relazione davvero interessantissima su un autore estremamente affascinante e vorrei fare due domande, una sulla teocrazia. Mi interesserebbe sapere in che modo va interpretata questa teocrazia, perché da una parte mi sembra di notare delle tensioni, diciamo così, deterritorializzanti, addirittura anarchiche, delle spinte molto forti in questo senso, però dall'altra mi chiedo se sia presente o vada posta la questione della mediazione, cioè se in fondo la teocrazia non riporti dentro, dalla finestra, il potere della classe sacerdotale. Quindi da una parte esce dalla porta principale il potere, diciamo così, statale, secolare, che viene contestato, però dall'altra appunto un potere di tipo diverso e molto più pericoloso, perché chi parla in nome di Dio, come si fa ad obiettare a chi parla in nome di Dio? Ecco, la seconda invece mi chiedo come affronti Taubes quel passo iniziale dalla lettera ai Romani 13, dove Paolo dice che ogni autorità, traduciamo così, viene da Dio. Ecco, se questo passo viene contestualizzato, come fa ad esempio Jacques Ellul, che lo fa passare come un messaggio
di prudenza, dell'essere stati attenti, però in fondo si ubbidisce sempre al sovrano che è l'onnipotente. Grazie molte. Grazie a lei per questa domanda. Su questo Taubes è molto radicale, no? Nel senso che mentre per esempio Asman interpreta la teocrazia tenendo conto della questione del potere sacerdotale e quindi della possibilità di un conflitto con la necessità che il potere sacerdotale implichi una rappresentazione, una rappresentanza e quindi una mediazione, per Taubes la teocrazia è tale solo quando non c'è nessuna mediazione, altrimenti non è teocrazia. E quindi è tale solo quando si dà questo rapporto diretto tra Dio e popolo e non c'è nessun potere terreno, rappresentante di qualcosa. Di qualcuno, non c'è rappresentazione, quindi è un rapporto diretto, soltanto quel rapporto diretto è il rapporto che definisce la teocrazia. In questo senso il potere che viene dal popolo nel testo paolino viene allo stesso modo interpretato in questi termini, cioè ricondotto a questo rapporto diretto che è un rapporto appunto, è un'istanza critica che permane poi all'interno delle forme istituite che il potere assume nella storia. Cioè non c'è tanto in Taubes la tensione, almeno no, diciamo non c'è solo, perché poi Taubes è complicato, c'è la sua anima gnostica che in parte è ricompresa rispetto al tema, cioè che il tema della, in cui il tema della teocrazia viene ricompreso, ma direi che Taubes non ha tanto l'interesse a riprodurre un modello, o meglio a far sì che esista un modello da riprodurre. Piuttosto interpreta la teocrazia come un pungolo critico, sempre presente e sempre da attualizzare per una critica delle forme istituite del potere. Spero di averle risposto. Grazie, grazie. Allora, cederei la parola al dottor Nastase per la sua domanda e poi anche l'altra mano alzata di Chiara Carmen Scordari. Proporrei di accorpare le due domande, magari le lasciamo prima formulare e poi rispondere. E innanzitutto la ringrazio professoressa per l'invito e per questa splendida relazione. La mia domanda si riferisce alla nozione di Berit, alla quale ho fatto riferimento all'inizio del suo intervento. Questo termine indica l'alleanza, un'alleanza che implica un riconoscimento reciproco tra i due termini che costituiscono questa alleanza, cioè mi sembra di capire il Dio e gli ebrei, gli israeliti, e questo porta alla fondazione dello Stato di Israele come popolo senza un radicamento territoriale. Ma legato piuttosto a una dimensione temporale. Ascoltando questa descrizione mi è venuta in mente Spinoza e mi chiedevo se c'è un contatto oppure un'ispirazione in Taubes, in questa idea di Taubes in Spinoza. Se non ricordo male, nel capitolo 17, cito a memoria, Spinoza dice che nessun uomo può trasferire la propria potestas ac ius, potenza, potestà e diritto a un altro uomo. E infatti gli ebrei nel deserto, dopo che hanno riottenuto il diritto naturale, trasferiscono il loro diritto naturale a Dio, è soltanto a Dio che parla attraverso Mosè. E anche per rifarmi alla domanda di Marco Menon, di fatto
quella lì sì che è una teocrazia. Spinoza lo dice molto chiaramente, di fatto non c'è una casta sacerdotale, anzi c'è un rabbino che nel Talmud dice che i Leviti, l'istituzione dei Leviti, dei discendenti di Aronne da parte di Dio attraverso Mosè è una maledizione, perché gli israeliti si sono costruiti l'agnello. Ed è ovviamente Spinoza che menziona questa idea di questo rabbino del Talmud. E di fatto il problema sacerdotale rimane perché non c'è mediazione nello Stato ebraico, nel primo Stato ebraico almeno, prima del Secondo Tempio, e mi è sembrata molto evidente questa vicinanza tra Taubes e Spinoza, proprio su questa costituzione del Perit. È assolutamente evidente e viene anche esplicitata da Taubes, purtroppo, soltanto in una forma diciamo marginale, nel senso che nel volume dedicato alla teocrazia degli incontri che Taubes ha organizzato alla fine della vita, viene citato Spinoza e viene citato proprio in questo senso. D'altra parte però esiste una interessantissima menzione a Spinoza nella lettera a Carl Schmitt, in cui nella parte in cui critica l'interpretazione schmittiana del Leviatano di Hobbes, e Taubes cita Spinoza, lo definisce il primo ebreo liberale, proprio per contrapporre, diciamo così, la formulazione hobbesiana nell'interpretazione di Schmitt, la formulazione hobbesiana del Leviatano nell'interpretazione di Schmitt, e l'elaborazione spinoziana dello Stato moderno a partire dal suo radicamento nella, appunto, Berit ebraica. Quindi assolutamente pertinente, anzi questo è un capitolo molto interessante, insomma, da sviluppare. Grazie, grazie davvero. Allora, prego, l'altra domanda. Mi vedete? Mi vedete? Vedere no, sentire sì. E forse, vabbè, intanto provo a fare la domanda. Grazie mille, professoressa, per il suo intervento. Ha più volte fatto riferimento al rapporto, al dialogo tra Taubes e Scholem. E allora anche mi è venuto in mente il testo e la conferenza sul prezzo del messianismo, in cui Taubes affronta Scholem sull'idea dell'interiorizzazione dell'idea messianica. Ecco, mi chiedo se Taubes poi approfondisca questa tendenza che comunque nella seconda metà del Novecento iniziava a prendere sempre più forza e forma all'interno del mondo ebraico, e come, ecco, se e come abbia conciliato quest'idea del Messia interiorizzato con l'idea di Israele prefigurazione e figura della storia della redenzione. Sì, diciamo, grazie per questa domanda, anzi scusate perché avevamo detto di raccoglierle, poi io ho subito interloquito, però in ogni caso grazie. Allora, questo è il tema taubessiano riguardo al messianesimo, no? Cioè il tema dell'interiorizzazione. È da un lato la sua idea fissa, che ritorna costantemente nel suo rapporto con Scholem, come lei giustamente ha ricordato. Dall'altro è un'idea che tuttavia purtroppo Taubes, come fa con molte sue idee geniali, non elabora in maniera convincente fino in fondo, quindi butta un po' lì e poi non porta avanti in una forma che possa essere, come dire, di soddisfazione per lo studioso. Quindi in realtà, diciamo, non posso darle una, diciamo, riferire di testi in cui questa idea venga effettivamente analizzata in maniera compiuta,
però posso dirle che diciamo questo aspetto è centrale nell'interpretazione di Paolo, e non si capirebbe, diciamo così, questa sua tensione a non ricondurre Paolo, non condurre Paolo fuori dall'ebraismo, se non si tenesse conto del fatto che l'interiorizzazione è la via, dal suo punto di vista, per concepire l'idea messianica. Un'interiorizzazione che non si identifica mai, mi sembra di poter dire, in Taubes con una dimensione individuale, ma è un percorso che diciamo delinea comunque un'esperienza collettiva, e questo mi sembra l'interesse dell'elaborazione del messianesimo proposta da Taubes. Quindi, cioè, non, come dire, in questo senso poi appunto Paolo non viene portato fuori dall'ebraismo, cioè nel senso che l'interiorizzazione non vuol dire seguire la strada di un individualismo, tra virgolette, cristiano, che è un po' la critica che Scholem fa a Taubes, no? In questo dibattito sul messianesimo. Ecco, no, per Taubes non è questo il punto. Di qui allora l'interesse di Taubes per Walter Benjamin, per il modo in cui Walter Benjamin utilizza la categoria del messianesimo come categoria politica, cioè come categoria centrale per la definizione di una comunità politica. Quindi, come l'interiorizzazione è, per così dire, quel modo attraverso cui è possibile redimere il passato, no, degli oppressi, per dirla nei termini di Benjamin, attraverso cui soltanto si dà la possibilità di una nuova forma politica. Grazie mille. Se ci sono altre domande che si manifestino. E se non ci sono, direi che comunque la discussione è stata abbastanza soddisfacente. Quindi ringraziamo nuovamente la professoressa Stimilli e facciamo magari una pausa di 5 minuti prima dell'altro intervento, poi insomma quando ci dovrà lasciare ci abbandonerà liberamente. Grazie, grazie molte a voi per le domande e per la discussione, molto interessante. Grazie. Bene. Grazie a lei. Allora 5 minuti di pausa, insomma, e poi riprendiamo la relazione alla dottoressa.
Bene, allora riprendiamo e riprendiamo con l'altro intervento della dottoressa Giuditta Bissiato. Giuditta Bissiato è dottoranda in filosofia presso l'Università di Pisa. I suoi interessi di studio coinvolgono la filosofia politica moderna e contemporanea, con particolare attenzione verso la teoria hobbesiana del Commonwealth e la relazione tra dimensione politica e spazialità. La sua ricerca ruota attorno al concetto di rappresentanza politica in Carl Schmitt in relazione allo spazio politico e alla temporalità. Le cedo la parola per la sua relazione dal titolo Sovranità e apertura alla trascendenza, note sulla teologia politica di Carl Schmitt, e vi ricordo che l'handout è disponibile nella chat di Teams oppure sul sito del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e si può raggiungere scrivendo Giuditta Bissiato Teologia Politica su Google. Bene, quindi le cedo la parola per la sua relazione. Grazie mille Dino. Mi sentite? Sì. Ok. Allora, buon pomeriggio, anzi buonasera, perché sta già facendo buio, a tutti e a tutti. È chiaramente un onore poter parlare dopo la professoressa Stimilli e avere l'occasione anche di approfondire certe cose che lei ha affrontato nella sua relazione su Taubes, prendendo in causa anche Carl Schmitt. Col mio intervento cercherò di chiarire, per quanto mi è umanamente possibile, alcuni aspetti della teologia politica schmittiana, in particolare la questione della secolarizzazione anzitutto perché consente di comprendere cosa Schmitt intenda con il termine teologia politica e il modo anche in cui si articola il rapporto tra la dimensione teologica e quella politica. Poi la questione della sovranità e unitamente a quella relativa a l'apertura alla trascendenza, che riguarda sempre la sovranità, in quanto consente di comprendere come si presenti concretamente questo rapporto tra dimensione teologica e dimensione politica. Per fare questo mi concentrerò principalmente sui testi seguenti, su Romanticismo politico del 1919, Teologia politica 1, che è del 22, e anche brevissimamente con una piccola citazione tratta da Teologia politica 2 del 70. Poi il concetto di politico, in particolare l'epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni che è stata inserita all'interno del testo nella riedizione inalterata del 63. E inoltre farò anche qualche riferimento a Thomas Hobbes e ad alcuni tratti della sua teoria del Commonwealth che sono emersi durante l'incontro del 12 novembre con l'intervento del professor Mauro Farnesi Cammellone e poi con la discussione che è nata da questo intervento. Allora, per cominciare, conviene chiedersi, conviene porsi questa domanda. Che cosa intende, che è una domanda anche molto banale in realtà, che cosa intende Schmitt con teologia politica? Ecco, prima di tutto bisogna dire che essa, la teologia politica, consiste in un processo di trasferimento, di Übertragung, di concetti teologici all'ambito giuridico-politico, processo che per l'autore si verifica durante la modernità, mediante una secolarizzazione. Secolarizzazione per cui gli uomini sostituiscono Dio con entità terrene come l'umanità, la nazione, l'individuo, lo sviluppo storico, la vita, eccetera, eccetera. Però, dato che in questo caso Schmitt è più chiaro probabilmente di me, andiamo a vedere quello che lui scrive nella premessa a Romanticismo politico nel 19, che è appunto la prima citazione. Scrive Schmitt: esistono oggi molti atteggiamenti metafisici in forma secolarizzata. L'uomo moderno ha sostituito Dio con entità terrene, come l'umanità, la nazione, l'individuo, lo sviluppo storico o anche la vita in quanto tale, puro movimento privo di valore spirituale. Nonostante tutto, questi atteggiamenti sono ancora metafisica e sia il pensiero sia i sentimenti di ogni essere umano ne conservano il carattere preciso. La metafisica è qualcosa di inevitabile.
può invece mutare ciò che gli uomini considerano come istanza suprema e assoluta, e Dio può essere sostituito da altri fattori, terreni e immanenti. Da ciò emerge, ciò ci consente di capire, che la secolarizzazione, per Schmitt, non comporta l'eliminazione di un rimando alla metafisica che a sua volta manifesta un fondamento teologico. Anzi, per Schmitt è proprio la secolarizzazione a rivelare quella che è la struttura metafisica che permea la realtà, la quale rinvia sempre, come scriveva anche lui, a un'istanza suprema e assoluta. E nello stesso testo, per spiegare questo fenomeno, egli prende ad esempio, ovviamente, in quanto si chiama romanticismo politico, il romanticismo, affermando che, seconda citazione, al posto di Dio è il soggetto romantico a occupare la posizione centrale. Qui si vede proprio la sostituzione. Partendo da questa, poi trasforma il mondo e con tutto ciò che vi accade, in mero pretesto. E allora, passiamo a un altro testo, passiamo all'epoca delle neutralizzazioni, delle spolitizzazioni, che sono è un testo tratto da un discorso dell'ottobre del 29 che Schmitt tiene al congresso delle Federazioni Internazionali della Cultura, che poi viene pubblicato nel dicembre dello stesso anno nell'Europäische Review e ora è contenuto nell'edizione, insomma, del concetto di politico. Perché passiamo a questo? Perché in relazione appunto a questa questione della secolarizzazione, Schmitt enuclea quattro centri di riferimento, quattro Zentralgebiete, sono rinveribili in ogni secolo della storia moderna europea. Cioè in ognuno di questi quattro secoli si eleva per Schmitt un elemento specifico a istanza assoluta, diventa il centro, assume la posizione centrale. E in particolare avviene uno spostamento che per Schmitt non coincide né con un progresso che va dall'alto né con un progresso che si muove verso il basso, ma si articola in questo modo. Primo momento, primo secolo, che coincide appunto con il XVI secolo, il teologico. Dal teologico, dice Schmitt, si passa nel XVII secolo al metafisico che è definito l'età eroica del razionalismo occidentale, per poi andare nel XVIII secolo, al secolo dell'illuminismo, al secolo quello che Schmitt definisce di una commistione ibrida impossibile di tendenze romantico, estetiche, tecnico, economiche, in cui si passa dal morale umanitario all'economico e in cui la politica, questa è una cosa che lui dirà, dice insomma nella tirannia di valori, la politica dipende sempre più dall'economia e tende con questo a ridurre qualunque cosa a valore. E infine il XIX secolo, il secolo della tecnica, il secolo di una fede religiosa nella tecnica. Ecco, allora, avendo nucleato questi quattro centri di riferimento, aver fatto questo per Schmitt non vuol dire escludere che in essi ci sia anche altro oltre al centro di riferimento, ma quello che vuole fare Schmitt è semplicemente porre in luce come in questi secoli sia avvenuto un mutamento della sfera spirituale, affermando quanto segue. Questa è una citazione un po' più lunga, ma insomma è molto importante, anche per il discorso che terrò dopo. Tutti i concetti e i presupposti della sfera spirituale, Dio, libertà, progresso, le concezioni antropologiche della natura umana, ciò che è pubblico, razionale e razionalizzabile. Infine, tanto il concetto di natura come lo stesso concetto di cultura, tutto deriva il suo contenuto storico concreto dalla posizione del centro di riferimento e può essere compreso solo da là. Soprattutto, anche lo Stato acquista la sua realtà e la sua forza dal centro di riferimento delle diverse epoche, poiché i temi polemici decisivi dei raggruppamenti amico-nemico si determinano proprio in base al settore concreto decisivo. Finché al centro si trovò il dato teologico-religioso, la massima cuius regio, eius religio, ebbe un significato politico. Quando il dato teologico-religioso cessò di essere il centro di riferimento, anche questa massima perdette il suo interesse pratico.
Nel frattempo esso si è mutato, passando attraverso la fase della nazione del principio di nazionalità, cuius regio, eius natio, nella dimensione economica, e ora dice: nel medesimo Stato non possono esistere due sistemi economici contraddittori. L'ordinamento economico capitalistico e quello comunistico si escludono a vicenda. Lo Stato sovietico ha realizzato la massima cuius regio, eius economia. Quindi da questo possiamo vedere come lo Stato in questo caso sia una specie di costante all'interno di questi secoli, una costante che però muta alcune sue caratteristiche in base al centro di riferimento, in base al secolo in cui insomma si sviluppa. E lo Stato poi, perché ho scelto di portare anche questa considerazione di Schmitt sullo Stato? Perché lo Stato nasce proprio nel momento in cui la Chiesa Cattolica e il Sacro Romano Impero si rivelano definitivamente incapaci di continuare a garantire unità e pace. Nasce da questo, però eredita dalla prima, dalla Chiesa Cattolica, la sapienza giuridica, dal secondo, dal Sacro Romano Impero, il compito storico di garantire l'ordine. Il che comporta che lo Stato, pur essendo una forma secolarizzata, non possa comunque essere pensabile, potremmo dire, al di fuori della cristianità, il che spero si renderà ancora più evidente quando vedremo insieme l'immagine del cristallo di Hobbes. Al momento però posso limitarmi a dire questo. Come affermava il professor Farnesi Cammellone nel suo intervento, anche un autore come Hobbes, nonostante sostenga l'impossibilità di istituire un contatto diretto con la trascendenza, al fine di evitare il ripresentarsi delle guerre civili di religione, in fondo attribuisce al Commonwealth, che tra parentesi non coincide totalmente con la struttura dello Stato moderno, questo è vero, un fondamento cristiano. Anzi, il professor Farnesi diceva persino che il Commonwealth hobbesiano è Commonwealth cristiano. Infatti, cioè, per Hobbes il sovrano, cioè, sarebbe meglio che il sovrano fosse cristiano, perché in questo modo semplicemente riuscirebbe a garantire l'obbedienza dei sudditi, in quanto il cristianesimo è una religione che fa propendere gli uomini a un atteggiamento di obbedienza che in questo caso è riferita e rivolta verso un sovrano che viene riconosciuto come luogotenente di Dio sulla terra. Comunque, e per evitare una lunga divagazione su Hobbes, anche se fa sempre piacere, da tutto ciò emerge che il rapporto della teologia con la politica di Schmitt non è affatto di subordinazione, e che quindi con teologia politica egli non intenda né una sacralizzazione del potere né una politicizzazione della religione. Anzi, tra teologia politica esiste semmai un rapporto di mediazione, nonostante tale mediazione risulti a sua volta incompleta. Di solito la definisco una mediazione non mediata, perché non elimina mai la presenza di un abisso tra l'ambito teologico e quello politico, non elimina l'assolutezza e l'esclusività di questi ambiti, anzi li lascia lì e li tiene separati. E pertanto la teologia politica schmittiana non può consistere nemmeno nella sussunzione della politica nella teologia, per rifondare lo Stato su dei principi religiosi incarnati dalla Chiesa Cattolica, ma piuttosto coincide con il tentativo di risalire, appunto questo lo diceva anche, si diceva anche con la professoressa Stimini, di risalire alle origini dei concetti, come quello di sovranità, che soprattutto nell'Ottocento per Schmitt sono stati collocati nell'oblio a causa, ad esempio, dei sostenitori dello Stato di diritto, dei positivisti giuridici, che hanno cercato di ridurre i compiti, il ruolo, di indebolire lo Stato per favorire altri processi. Ma in generale si può dire che essa, la teologia politica, costituisca per Schmitt un ambito estremamente polimorfo. E a tal proposito è utile osservare in velocità, purtroppo non abbiamo il tempo per soffermarci anche su questo testo, perché sennò finiamo tra 2 anni, che è Teologia Politica 2, che è la citazione numero 4. Scrive Schmitt: la teologia politica è un ambito, inoltre essa ha 2 diversi aspetti, uno teologico e uno politico. Ciascuno si orienta verso i suoi specifici concetti.
Ciò è dato dal vincolo lessicale del termine. Ci sono molte teologie politiche, poiché da un lato ci sono numerose diverse religioni e dall'altro numerose specie e metodi diversi di politica. Ecco, allora, come detto questo, come si può pensare la concretizzazione di questo rapporto? Per Schmitt, almeno secondo me, io insomma, quando stavo pensando a questa relazione sono arrivata insomma anche prima a questa conclusione, che nella questione della sovranità si vede proprio con la concretizzazione di questo rapporto di mediazione non mediata tra teologia e politica, come d'altronde suggerisce anche il titolo del testo del 22, che è Teologia politica, 4 capitoli sulla dottrina della sovranità. E quindi un testo in cui sì, più che parlare di teologia politica, Schmitt spende moltissime pagine a cercare di definire che cosa sia la sovranità. E per comprendere questa questione occorre anzitutto focalizzarsi sul fatto, non tanto sulla definizione di per sé, secondo me, ma in quanto Schmitt, appena ha definito la sovranità, afferma qualcos'altro. Cioè, citazione numero 5, sovrano è chi decide sullo stato di eccezione, questa è appunto la definizione. Dice, questa definizione può essere appropriata al concetto di sovranità solo in quanto questo si assuma come concetto limite. Come nota Michele Nicoletti in un testo molto bello sulla teologia politica schmittiana, il riferimento dell'autore al termine concetto limite, Grenzbegriff, non può non rimandare alla critica della ragion pura sezione logica trascendentale di Kant, in cui il numero viene definito proprio come concetto limite sulla base del fatto che esso impone i limiti alla conoscenza sensibile, pur riferendosi chiaramente a una realtà che, nonostante non sia conoscibile, risulta comunque pensabile. Ecco, nel caso della sovranità schmittiana, si può dire che essa sia un concetto limite in quanto sancisce il limite della validità del diritto, oltre il quale c'è mera eccezione, fattualità, assenza di diritto, e lo sancisce collocandosi sul confine che separa la sfera entro cui vale un ordinamento giuridico da quella in cui l'ordinamento viene sospeso, stabilendo ciò che è normalizzabile e ciò che non lo è. Quindi si può dire che è fondamentale per comprendere la questione della sovranità sia anzitutto il suo posizionamento, il fatto che la sovranità è un posizionarsi sul limite, e il posizionarsi sul limite consente a sua volta di comprendere chi sia il sovrano. E anche qui si può vedere comunque come esista una separazione tra due termini, cioè in questo caso tra diritto e fattualità. Anche qui c'è una mediazione non mediata, nonostante il sovrano si collochi sul limite, il limite separa e basta, non unisce, cioè non c'è una comunicazione tra i due ambiti. Diritto e fatto, infatti, dovere e essere non possono mai trapassare l'uno all'altro, viceversa. In questo Schmitt risulta anche parecchio vicino al pensiero di un altro autore con cui si è confrontato molto, con cui ha polemizzato molto, cioè Hans Kelsen. Ma nel caso di Schmitt c'è questa separazione e permane, perché entscheiden, da cui deriva il sostantivo entscheidung, che indica la decisione, si riferisce proprio a un'arte del taglio, della divisione, e non a un processo che mira ad unire le due parti. Arte del taglio che avviene contemporaneamente al posizionamento del sovrano sul limite, cioè il sovrano si posiziona sul limite e in questo modo taglia, o meglio, nel momento in cui decide, produce una separazione. E il legame tra la decisione e questo posizionamento si rende chiaro se si osserva il passaggio seguente, che è la citazione numero 6. Mi pare di sì, sì. Egli, cioè il sovrano, decide tanto sul fatto se sussista il caso di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba fare per superarlo. Egli sta al di fuori dell'ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso, poiché a lui tocca la competenza di decidere se la Costituzione in toto possa essere sospesa. Quindi il fuori, in questo caso, quando Schmitt scrive al di fuori, non implica un essere totalmente fuori,
essere, potremmo dire, sia fuori che dentro o in nessuno dei due, cioè stare proprio su un bordo, su una linea invisibile, su un confine. E a questo discorso si aggiunge anche il fatto che per Smith non ha di per sé importanza stabilire chi dovrebbe decidere, chi dovrebbe essere il sovrano. Anzi, Smith lascia involontariamente aperta la domanda su questo chi decide in una circostanza eccezionale, chi è il soggetto della sovranità. E infatti scrive, nella citazione numero 6, se sia sovrano solo Dio, cioè colui che nella realtà concreta agisce indiscutibilmente come suo rappresentante, o l'imperatore, o il principe, o il popolo, cioè coloro che possono essere identificati senza discussione nel popolo, la questione è sempre orientata al soggetto della sovranità. Cioè si tratta cioè sempre di un'applicazione del concetto a una situazione di fatto concreta. Tuttavia, pur lasciando aperta questa domanda, perché in teologia politica Smith veramente non, cioè se la prende con mezzo mondo, però non chiarisce questa questione, lui anche riconosce che il soggetto della sovranità potrebbe in certi casi essere indicato all'interno della Costituzione, come è il caso dell'articolo 48 della Costituzione Repubblicana di Weimar, che autorizza il presidente del Reich a punire i Render rivoltosi, e in questo caso il presidente svolge il compito e il ruolo di sovrano, meglio, se bisognerebbe essere più corretti, si direbbe di dittatore sovrano, ma insomma a noi in questo momento non possiamo anche tralasciarlo. In ogni caso, pur non indicando questo, non chiarendo chi sia questo chi, dicendo forse potrebbe essere dentro la Costituzione, ma chissà, Schmitt, al di là di tutto, presenta molto chiaramente quello che è il duplice compito che consente di comprendere, di definire un sovrano. E sì, ovviamente questo avviene nel momento della decisione, non avviene prima. Duplice compito. Allora, Schmitt afferma se dovesse venire meno il diritto, non lo Stato, sovrano è colui, è definibile come colui che ristabilisce l'ordinamento precedente, dato che lo Stato, Schmitt ritiene che lo Stato possa essere inteso come un ordinamento superiore rispetto alla validità della norma giuridica. Cioè, se un ordinamento giuridico viene meno, per Schmitt ciò non esclude che possa esistere un ordinamento di altro genere, come ad esempio uno Stato. In ciò Schmitt chiaramente assume una posizione radicalmente opposta a quella di Kelsen, in quale ritiene che per parlare di sovranità statale bisogna che lo Stato coincida con l'ordinamento giuridico, e sovrano può essere per Kelsen in ultima istanza solo l'ordinamento giuridico, con la conseguente negazione di una sovranità di tipo personale. Però, tornando al duplice compito del sovrano, si può aggiungere che nel caso in cui anche lo Stato venga meno, quindi che venga meno non solo l'ordinamento giuridico ma anche l'ordinamento, sovrano è definibile come chi fonda un nuovo ordinamento il prima possibile. Il prima possibile perché per Schmitt è di primaria importanza garantire l'ordine e la pace. Chiaramente nel periodo in cui vive lui, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, questa questione si complica ulteriormente, perché se prima almeno c'era a livello statale una neutralizzazione interna e quindi era più semplice garantire la pace, quando si trova in una condizione di guerra civile mondiale, insomma, la questione diventa ancora più complicata. In ogni caso, secondo me la sovranità schmittiana è ancora di più di questo, ha un'ulteriore caratteristica, in quanto si configura come si deve configurare necessariamente, anche come incarnazione, come rappresentazione di un principio superiore e trascendente, il che implica chiaramente che il sovrano non si muova quindi in un piano soltanto immanente. E per questo motivo nel titolo del mio intervento ho scelto proprio di parlare di apertura alla trascendenza, e per comprenderla è necessario però che riprenda due questioni, due argomenti che ho menzionato poco fa. Allora, ritornando sull'idea di sovranità come concetto limite, ora posso aggiungere che essa non esprime soltanto la capacità di porsi sul confine tra diritto e fatto, tra diritto ed eccezione, ma anche tra quello che delimita il piano dell'immanenza e quello della trascendenza. Piano della trascendenza in cui risiedono delle idee per Schmitt che non, come
si vedeva anche, come ho detto anche in precedenza, che non necessariamente corrispondono all'idea di Dio, ma che possono riguardare anche il popolo, la nazione, l'umanità. Mentre, riprendendo la questione invece della decisione, posso raggiungere che al fine di fondare un ordinamento nuovo, essa non può basarsi, chiaramente, quasi una banalità, su quello che è venuto meno. Cioè non può basarsi su, appunto, su un piano di immanenza. Ma la decisione deve riferirsi a un'idea che il sovrano, che quindi necessariamente figura come rappresentante, incarna e deve rendere visibile pubblicamente. E questa apertura alla trascendenza viene posta da Schmitt nella parte superiore dell'immagine del cristallo di Hobbes, che è qua, bene, che è un'immagine pubblicata in nota nel 1963 a Il concetto di politico. E in generale questo schema a cristallo corrisponde sia alla struttura, cioè dovrebbe rispecchiare per Schmitt, sia alla struttura del sistema politico che caratterizza l'intera modernità, sia specificamente la teoria hobbesiana del Commonwealth, la quale per l'autore lascia appunto una porta aperta alla trascendenza. Perché che riguarda questa apertura, essa da un lato determina l'impossibilità di chiudere il cristallo, chiaramente, però risulta anche connessa a tutti gli elementi inseriti all'interno dello schema, il che è intimamente legato al fatto che Schmitt ritiene Hobbes l'iniziatore di un processo di immanentizzazione, come spero di aver fatto intendere anche prima, in quanto Hobbes pone radicalmente in discussione la pretesa di subordinare il potere statale a quello spirituale. Cioè, Hobbes, per evitare il ripresentarsi alle guerre civili di religione, perché quello era il problema principale che aveva, nega alla Chiesa qualunque pretesa di autorità e relega i suoi ministri all'esercizio di un compito meramente magistrale, rimettendo al sovrano del Commonwealth il compito di decidere la corretta interpretazione delle sacre scritture, nell'attesa della seconda venuta di Cristo, perché la prima venuta ha sancito l'impossibilità di comunicare direttamente con Dio, e nell'attesa che Cristo ritorni non si può più comunicare con lui, perché Cristo è stato l'ultimo profeta e quindi non c'è più un collegamento diretto, e se non c'è più un collegamento diretto dobbiamo limitarci però a obbedire al sovrano. Ed è a partire da questa concezione che Schmitt vede nella modernità lo sviluppo di concezioni sempre più immanentistiche, su cui finiscono per riposare tutte le identità che ricorrono nella dottrina politica del diritto pubblico dell'Ottocento, ovvero la tesi democratica dell'identità di governanti e governati, la dottrina organica dello Stato e la sua identità di Stato e sovranità, la dottrina dello Stato di diritto di Crabbe e la sua identità di sovranità e ordinamento giuridico, infine anche la dottrina di Kelsen dell'identità dello Stato con l'ordinamento giuridico a cui ho brevemente accennato prima. Ma nell'Ottocento si verificano per Schmitt anche due movimenti, cioè l'abbandono di tutte le concezioni teistiche trascendenti e la costruzione di un nuovo concetto di legittimità, cioè la legittimità razionale di cui parla Max Weber, che è la terza modalità per Weber in cui si può legittimare un potere, che segue a quella carismatica e a quella tradizionale. È una legittimità che prescinde da qualsiasi riferimento personale e finisce per condurre all'identificazione tra legittimità e legalità, cosa che Schmitt vuole evitare assolutamente. Vuole evitare perché il suo obiettivo consiste non solo nel criticare questo e criticare anche l'affermazione di questa identità, perché trascurano per Schmitt la questione della sovranità. Per Schmitt questi elementi impediscono di risolvere dei problemi concreti con cui banalmente noi possiamo trovarci di fronte. La questione della legittimità e della legalità, ad esempio, sì, se la legittimità viene ridotta a legalità, dice Schmitt, allora cosa succede quando la legalità, quando l'ordinamento viene meno, se non c'è un'autorità in grado di risolvere questo problema, rimane un problema, semplicemente. Anche questa identità, l'identità per Schmitt è l'espressione di un elemento prettamente immanente, l'elemento piatto del piano, della forma statale.
Come risolve questo Schmitt? Come tenta di risolverlo introducendo un elemento trascendente all'interno di un mondo che risulta quasi totalmente immanentizzato. E questo elemento trascendente può essere introdotto soltanto dalla rappresentanza politica o che in tedesco è Repräsentation, quindi non c'è proprio una distinzione netta tra i due termini, rappresentanza politica e rappresentazione, che costituisce comunque uno dei due elementi che formano lo Stato. Quindi se l'identità, primo elemento, è l'elemento dell'immanenza, la rappresentanza è proprio questa incarnazione di un'idea trascendente. E tornando quindi a osservare il cristallo, si può notare che esso si sviluppi secondo due direzioni, le quali consentono di individuare a nostra volta due poli diversi. La prima direzione si estende dal basso verso l'alto, avendo come punto di partenza il sistema dei bisogni materiali del singolo, denominata parte inferiore chiusa, sistema dei bisogni. Guardare dal basso verso l'alto consente di estrapolare un polo immanente dei bisogni mondani, al cui interno è racchiuso lo spazio che è proprio del politico, e che culmina con l'autorità che riesce da un lato a produrre un'interpretazione della verità, rispondendo alla domanda qui si judicabit, e questo apre a tutta una questione di ermeneutica, di interpretazione della verità che Schmitt lascia aperta, cioè magari dopo ne possiamo discutere, e dall'altro a soddisfare il bisogno di sicurezza degli individui, che corrisponde banalmente, insomma non è proprio banale, alla conservazione della loro vita. Da questo punto di vista si può dire che la struttura politica consiste in una risposta ai bisogni dell'uomo e che possa aprirsi alla trascendenza soltanto mediante l'offerta di protezione, pace e sicurezza. La seconda direzione si estende invece dall'alto verso il basso e permette di individuare un polo teologico trascendente che culmina con l'affermazione Veritas Jesus Christus. A tal proposito sembra che la verità secondo cui Gesù è il Cristo costituisca un elemento di chiusura, in quanto stabilisce il limite del culto pubblico della confession o confessio, che richiede obbedienza da parte dei sudditi in cambio di protezione, il che è necessario per produrre una neutralizzazione dei contrasti religiosi tra i cristiani. Sempre per Michele Nicoletti, in tal caso la struttura politica può essere compresa a partire dalla verità nei termini di un momento di mediazione in cui essa, la verità, riesce a manifestarsi nel reale, reale che però non dovrebbe essere hegelianamente inteso come realität, ma piuttosto come Wirklichkeit, cioè come una realtà concreta. E in quanto si manifesta la verità tende a chinarsi quindi verso il basso per realizzarsi. L'idea per Schmitt per realizzare, un'idea generale tende a realizzarsi concretamente nel mondo sempre attraverso una mediazione, perché non può mai rapportarsi direttamente col mondo. Altrimenti, nel caso appunto della verità, Jesus Christus provocherebbe una fuga mistica, una guerra di religione. Infatti sempre Nicoletti dice che il rivelarsi della verità porta con sé l'inevitabile questione di chi interpreta la verità, cioè la questione del quis judicabit. E la verità deve quindi essere sempre mediata attraverso un'interpretazione che metta fine alle contese, e chi interpreta deve necessariamente configurarsi come sovrano. E in questo si potremmo dire può consistere la secolarizzazione, cioè nella lotta per l'interpretazione della verità e nella formulazione della risposta alla domanda quis judicabit, che è un problema obesiano, che però Schmitt riprende anche in Teologia Politica 2, cioè, quindi non è una cosa insomma che abbandona facilmente, è un problema enorme questo dell'interpretazione della verità. Comunque, in quanto risultato della secolarizzazione del concetto teologico di Dio, è quindi il sovrano ancora una volta a risultare aperto alla trascendenza, come ho detto anche prima, tra l'altro. Ma proprio questa apertura ha lo scopo di mettere in forma la trascendenza mediante una decisione, che è sempre una decisione per una rappresentazione. È, come dice Carlo Galli, uno spasmo della sovranità che crea e al contempo nega la forma giuridica. Ecco, mi avvio alle conclusioni, molto brevi in realtà, perché Schmitt
lascia molti dubbi e dà poche risposte. Concludo chiedendo, cioè lasciando aperta anch'io una domanda, visto che ci sono, a cui tento in parte di rispondere. Mi chiedo in che cosa consista propriamente l'obiettivo di Schmidt, cioè la ragione che lo conduce ad assumere le posizioni che ad esempio ho affrontato con voi oggi, di cui vi ho parlato oggi. Ecco, a parer mio, e non solo per fortuna, tale obiettivo potrebbe coincidere con una ricerca della concretezza, ricerca che determina necessariamente la presa di distanza appunto dalle concezioni immanentistiche che vanno sempre più ad affermarsi durante la modernità. È una ricerca che mira a cogliere la struttura originaria del potere moderno, che corrisponde al decisionismo di tipo rappresentativo di Hobbes. E questa concretezza necessita di un altro riferimento, di un riferimento alla trascendenza, per forza. Trascendenza che però deve essere mediata con la consapevolezza, però, e qui sta il problema, dell'impossibilità di compiere una mediazione completa. Infatti, e questo... Con questo concludo appunto con una citazione, quindi concludo ma lascio aperto, diciamo. Più che la questione della sovranità, insomma, che io spero, insomma, di aver un po' più chiarito, forse ho creato più problemi che altro, vediamo cosa Schmidt scrive in relazione alla forma giuridica. Questa è sempre una citazione presa da Teologia Politica. 1. La forma giuridica non ha la vuotezza, dice Schmidt, a prioristica della forma trascendente, perché essa nasce proprio dalla concretezza giuridica. Essa non ha neppure la forma della precisione tecnica, perché questa risponde ad un interesse finalizzato essenzialmente fattuale e impersonale. Essa non è neppure la forma della creazione estetica, che non conosce alcuna decisione. Grazie. Bene, ringraziamo Giuditta per questo ricco intervento e apriamo, come di consueto, uno spazio per le domande e le osservazioni. Prego, insomma, chi vuole intervenire? Sì, se non mi sovrappongo nessuno. Prego. Volevo provare a impostare una domanda a Giuditta. Innanzitutto, no? Credo che per orientarci in questo, che effettivamente è un mare burrascoso, dovremmo anche pensare il rapporto che ha una struttura di pensiero di questo tipo, cioè appunto problematica, con la storia. No, con la storia. Storia vuol dire che in Schmidt funziona questa congiunzione tra cattolicesimo romano e forma politica, cioè non bisogna assolutamente dimenticare questa matrice, no? Che porta a leggere Hobbes in un certo modo, ovviamente. No? Cattolicesimo romano vuol dire forma innanzitutto giuridica, cioè predominanza, come appunto ricordavi ultimamente, no? Predominanza dell'ordinamento giuridico, cioè la forma giuridica della politica, del politico, no? Che conta. Quindi, sì, autonomia della politica, ma nel senso specifico di una politica concreta, solo che la politica concreta pare, dalle citazioni, se non ho capito male, le citazioni che hai riportato, la politica concreta pare spostarsi in quello che una volta ai tempi di Hegel e di Marx si chiamava il cielo della politica, no, e lasciare occupare il terreno concreto appunto dell'ordinamento giuridico. A questo punto però Schmidt mi pare che interpreti, no, quel sistema, o quell'insieme di coordinate sistematiche di pensiero politico, in cui
l'altro da sé, cioè l'elemento in qualche modo oppositivo, è sempre un oltre da sé, no? Cioè, vorrei riprendere in qualche modo un tema che era venuto fuori nelle discussioni anche con Ricciardi, no? Professor Ricciardi. E cioè che c'è sempre questo divenire questo divenire del trascendente, una immanenza della politica, no? Cioè diventa in qualche modo un suo fatto costitutivo, no? Fondativo, vorrei quasi dire, visto che si è parlato giustamente di concetti, genealogico, no? Tale che l'espressione obesiana Gesù il Cristo, cioè il cristallo, insomma, che hai ricordato adesso, diventa una categoria interpretativa della storia, in qualche modo. Allora, la mia domanda verte esattamente su questo punto, no, ce ne sarebbero moltissime, ma mi limito a questa. Esattamente, allora, come... in politica, in qualche modo, a partire da Schmitt, se il pensiero fonda una prassi, no, questa poi, in qualche modo, falsifica, nel senso specifico, il pensiero. No? Cioè, in qualche modo, c'è uno smentirsi, se posso dire così, no? O come è stata definita, una delle promesse mancate. Perché con la Stimiglia abbiamo parlato giustamente delle promesse, no? Ma ci sono, la storia umana è fatta di promesse mancate, no? Cioè, esattamente l'elemento della rinascita, per Hobbes, la seconda venuta del Cristo, no? Non può né deve avvenire. Cioè, in qualche modo, no, il senso, appunto, e questo è esattamente il problema della storia, no? Che ormai assume sempre meno la forma di un crocevia, cioè una serie di direzioni non precise, assomiglia di più, sempre di più, a una rotonda, una rotatoria, no? Senza semafori. Grazie. Ma grazie a lei, cerco di rispondere perché volendo si potrebbe stare qui fino a domani almeno. È un bel problema, ma Schmitt, come dicevo, non è molto abile, cioè è abilissimo a rinvenire problemi, ma non è molto capace a trovare delle soluzioni, anche perché lui, cioè, si definisce un po', cioè, si definisce un epimeteo cristiano, quindi no, lui non ha alcuna pretesa di elaborare risposte o comunque delle soluzioni. Schmitt si limita a cercare di cogliere quello che è, appunto, è avvenuto nel caso della modernità. Lui si colloca in un momento in cui la modernità è entrata in crisi, certo, però non riesce mica a fuoriuscire dal modello della ad esempio dal modello sovrano rappresentativo della modernità. Cioè, è un autore che non riesce molto a guardare oltre. E sì, appunto, vediamo. Questo rapporto, questa questione della politica è veramente complessa. Perché appunto, c'è questa questione dell'elemento trascendente, che per Schmitt non deve essere, cioè deve essere una costante anche all'interno della forma statale. Cioè, quando appunto dicevo prima che lo Stato per Schmitt si forma su due principi, anche secondo me non più che principi, sono due modi in cui si dà, due modalità più che due principi. Cioè, anche lì c'è sempre questo bisogno di un rimando alla trascendenza, ma questo rimando alla trascendenza rischia sempre di ricadere in una dimensione che è prettamente immanente. Però non so se mi sono spiegata bene. Però, sì, ho capito, ma secondo me va aggiunta anche una cosa. Non a caso questo problema è stato rispolverato di recente, ad esempio, da Kierkegaard, non so se conosci il testo, no? Sì, Hegel, sì. Schmitt. Perché lì funziona ancora,
Ovviamente Schmitt non ha mai fatto veramente i conti con Hegel, questo si vede, no? Perché lì ancora funziona l'inversione soggetto-predicato, no? Cioè la sovranità diventa il predicato del soggetto, no? Schmitt è come succede parzialmente in Hegel. Però fare i conti con questa struttura di pensiero, che è appunto una struttura invertita o di inversione, che è già stato oggetto mi ricordo la critica del giovane Marx, insomma, no? La critica hegeliana del diritto pubblico, continua a permanere, insomma, no? Questa è una delle caratteristiche, mi pare, sulla quale certo. Bisognerebbe dare un'occhiata. Sì. Sono questioni che veramente restano, cioè almeno in Schmitt restano totalmente aperte, cioè non... c'è anche la questione del Gesù e il Cristo, cioè anche lì Schmitt si giustifica anche appunto in questa nota, dice potrebbe forse essere sostituito in un altro momento con qualcos'altro, tipo Allah è grande, però io comunque sto ragionando all'interno della modernità, sto ragionando attorno a Hobbes poi in particolare, quindi questa al momento, in quel momento storico lì, è la verità. Scusami, dopo mi taccio. Sì, ma il problema è esattamente questa affermazione che hai ricordato adesso, no? Che Gesù il Cristo potrebbe essere sostituito da là, Dio è grande. Mostra, come dire, la falsità, anche il tentennamento dell'operazione schmittiana. Perché esattamente certo. Non è la stessa cosa, no? No, cioè, non è assolutamente. Quello che viene meno esattamente l'elemento della rinascita, se posso dire così, no? In senso latamente cristiano, no? Cosa che ovviamente non c'è nell'espressione Allah è grande, Allah è Dio, no? E viene meno esattamente quindi il senso della storia, no? Quindi il senso... E per questo si torna su una genealogia, perché è venuto meno esattamente l'elemento della fine, no? Sì, ma sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Grazie. C'è una domanda di Marco Menon, prego. Grazie e grazie anche a Giuditta per la presentazione che ha messo molto ordine nella mia testa rispetto a varie questioni schmittiane e quindi vorrei fare, diciamo, almeno due domande. Una che si collega a quello che è appena stato discusso anche dal professor Merlo, ovvero anch'io volevo sollevare la questione della sostituibilità nel cristallo di quel uno veritas Gesù Cristo. E anch'io un po', diciamo che essendo questa una questione classicissima, come appena stato ricordato, effettivamente mi sono posto la questione e mi chiedo, e quindi chiedo a te, a voi, se in fondo, oltre a quello che ha detto e ha sottolineato secondo me ed è illuminante il professor Merlo, effettivamente Gesù Cristo ha una qualità che mi sembra particolare rispetto anche, diciamo, ad altre cose che possono essergli sostituite, ovvero il fatto che è il mediatore. Cioè lui è la mediazione perché solo attraverso di lui si va al Padre. Io sono la via, la verità. Quindi attraverso di lui si attinge, diciamo, ad una trascendenza. Voi non vedete il volto del Padre, lo vedete se guardate me. Questo per capirci. Quindi, non lo so, io tenderei anch'io, forse per questa ragione, ma è una cosa che chiedo sinceramente, a vederlo come necessario in quella posizione lì. E poi invece un'altra domanda, che è veramente un chiarimento, e riguarda il nesso tra il processo o comunque il concetto di immanentizzazione e la neutralizzazione / spoliticizzazione, no? Quale che poi sia la relazione tra le due. E la cosa che mi piacerebbe capire è se questa cosa dell'immanentizzazione sia o un errore meramente nosologico, per cui si interpreta la realtà in maniera falsa e quindi ci si occlude la possibilità di intervenire nella concretezza, oppure se sia una possibilità reale, concreta, ma cattiva,
che dobbiamo evitare, però che possa realizzarsi veramente, ipotizziamo, un'immanentizzazione totale. E quindi mi chiedo quale sia, diciamo, la posizione di Schmitt rispetto a questo problema. Ecco, grazie. Grazie Marco. Allora, relativamente alla prima questione, come dicevamo anche insieme al professor Merlo, è una questione complicata. E ti do ragione anche sul fatto che, cioè, di fatto Cristo, appunto, lo diceva anche Merlo, non è là, cioè Cristo è mediatore e svolge un ruolo unico, potremmo dire, rispetto agli altri riferimenti, almeno che io conosca nella storia. Infatti poi Schmitt stesso apre a una breve possibilità, cioè si domanda, ma potrebbe essere possibile, però la liquida subito dicendo, ma noi ora non ci vogliamo occupare di questo, quello che interessa a noi è porre in luce una questione ermeneutica di fatto, cioè porre in luce la questione dell'interpretazione della verità e quella verità, e quindi così si evita un sacco di problemi. Secondo me, appunto, non è possibile compiere quindi uno scambio effettivo, e non lo è ancora di più se consideriamo proprio tutta l'impostazione del cristallo. Cioè il cristallo rispecchia la modernità, dovrebbe rispecchiare il sistema politico, insomma, della modernità, e soprattutto dovrebbe rispecchiare il pensiero di Hobbes, per cui il dogma Gesù e il Cristo svolge comunque un ruolo centrale, anzi è l'unico dogma, l'unico punto di riferimento che il sovrano dovrebbe fornire ai sudditi, è l'unica richiesta che il sovrano dovrebbe avanzare a livello religioso nei confronti dei sudditi. Relativamente al nesso tra, spero di averti risposto comunque, relativamente al nesso tra l'immanentizzazione e la neutralizzazione. Allora, cioè, secondo me parlare di immanentizzazione per Schmitt, forse ho cercato di dirlo prima in maniera molto confusa, perché Schmitt se la prende con l'immanenza. Perché appunto lui non nega che non possa verificarsi, non nega che non sia una possibilità, anzi è quello che si sta sempre più verificando sotto ai suoi occhi, e lui appunto, essendo un epimeteo cristiano, non può altro che accogliere quello che viene e lavorare qualcosina, e quel qualcosina è appunto riprendere la questione della rappresentanza, riprendere e rimarcare la necessità di riferirsi a un elemento trascendente. Ma perché? Perché l'immanenza, appunto, quando dicevo prima, cioè facevo riferimento prima alla questione dell'identità, o anche all'appiattimento della legittimità alla legalità, con riferimento a Weber, Schmitt ad esempio riconosce a Weber il grande merito di aver messo in luce questa cosa, però gli rimproverà anche di non essere stato in grado di rendersi conto semplicemente che questo è un problema. È un problema perché quando si appiattisce tutto ad un unico piano, poi, almeno secondo Schmitt, quando si presentano dei problemi non si sa bene come risolverli, perché appunto, adesso mi riferisco appunto sempre a questa questione della legittimità razionale, no? Che appunto è un esito, insomma, una cosa sostenuta anche dai positivisti giuridici, no? Che tentano di appiattire tutto alla dimensione della legge. E anche lì Schmitt dice sì, finché una situazione normale, finché l'ordinamento regge, bene, e poi cosa facciamo se l'ordinamento viene sospeso? Se l'ordinamento viene sospeso, ci vuole qualcuno che prenda le redini di tutto e faccia qualcosa. E pensare in termini meramente immanenti impedisce di trovare delle soluzioni a questi problemi qui. Certo, sono problemi che non accadono, cioè sono cose che non accadono tutti i giorni, però nei momenti di crisi anche storica
c'è bisogno di qualcuno che non importa chi sia, può essere il popolo, può essere un individuo, non importa, però ci deve essere qualcuno che riesca a formulare una domanda che risponda, formulare una risposta rispetto a una domanda che si presenta in una situazione storico concreta. E per farlo, per Schmitt, non basta adagiarsi, diciamo, cioè e appiattirsi, insomma. Ecco, spero di aver risposto. Bene, se ci sono altre domande, vi invito a formularle. Bene, allora direi di concludere. Siamo giunti al termine del nostro ciclo di seminari e la nostra speranza è quella di essere riusciti a proporre una panoramica plurale, articolata e critica dei molti modi nei quali si è detta e si dice la teologia politica e più in generale la relazione tra religione e politica. Nei primi incontri abbiamo visto come la nozione di teologia politica ammetta, con le dovute cautele, un'estensione ad alcuni momenti della riflessione antica e a contesti extraeuropei. Negli incontri successivi abbiamo osservato come la genesi delle strutture portanti della statualità moderna conferisca una forma inedita al problema del rapporto tra politica e religione, che abbiamo indagato in Machiavelli, Hobbes, Spinoza e Kant. Dopo aver considerato la critica alla quale la teologia politica viene sottoposta in Bruno Bauer e Marx, ci siamo volti a scenari e figure novecentesche nelle quali la teologia politica diviene oggetto di una consapevole elaborazione teorica e incrocia questioni decisive della riflessione novecentesca sulla politica. E in conclusione cogliamo l'occasione per ringraziare l'Università di Pisa e il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere che hanno sostenuto questa nostra iniziativa. Ringraziamo anche tutte le relatrici e i relatori che vi hanno preso parte e tutti coloro che sono intervenuti. E, per chi fosse interessato, ci diamo poi appuntamento, diciamo, per la pubblicazione in volume degli atti del seminario che, insomma, pare che prima o poi avverrà. E quindi ci salutiamo e ringraziamo nuovamente tutti. Grazie a voi, arrivederci. Grazie mille. Arrivederci. Ma è ancora sì. Ah, interrompo, certo.